Ciao amico mio, so che non mi vorresti vedere piangere e quindi non lo farò. Sfornerò, come dicevamo noi, il mio più bel sorriso. Oggi ho voluto fare questo video per dedicarlo a te e ti ho voluto fare salutare dai ragazzi che seguivamo sempre con tanto amore e tanta passione, dai tuoi preferiti. Da quelli che per te rappresentavano l'interista, chi in un modo o chi in un altro, ma l'interista. Ricordati sempre una cosa, che finché avrò respiro, tu respirerai e vivrai con me ed insieme a me, i nostri amici, per te, amico mio. Carissimo Omar, non ci sono parole forse per descrivere quello che è successo, ma una parola c'è, che è quella che siamo sempre con te, a prescindere da come andrà tutta la stagione e tutte le stagioni a venire. Ogni vittoria sarà dedicata a te e questo è un saluto veramente profondo che viene dal cuore. Sempre forza Inter, so che mi seguivi volentieri e continueremo a tifare Inter in un altro posto un giorno. Sempre forza Inter, ciao Omar, un abbraccio fortissimo. Ciao Lucrezia, intanto grazie perché ti sei offerta di fare questa bellissima cosa, stai contattando tutti, insomma, e poi farei questo video montaggio. Questo è il mio saluto a Omar, un ragazzo che non c'è più, un cuore nero azzurro che non c'è più, che ci ha abbandonato troppo presto, un ragazzo degli Orphans, e insomma, l'ultima partita sia gli Orphans che la Curva Nord gli ha dedicato uno striscione. E questo è il mio video saluto per Omar che seguiva tanti di noi youtuber ed era un mio iscritto, quindi un abbraccio alla famiglia e tramite questo video vorrei far sapere a Omar che vinceremo anche per lui e ci proveremo già da domani, ci proveremo. Forza Inter sempre. Ciao Omar. Ciao Omar, mannaggia te, ci hai fatto un bello scherzo. Te ne sei andato decisamente troppo presto. Ti ho conosciuto troppo tardi e ti ho vissuto forse troppo poco, ma ho potuto capire che sei stato veramente un grandissimo uomo e soprattutto un grandissimo padre. Quindi mi raccomando, continua a prenderti cura di Yuri, so che lo farai. Ieri c'è stato il tributo da parte della curva in tuo onore perché i fratelli nerazzurri non si dimenticano mai. Ciao Omar, un giorno ci rivedremo e ci riabbracceremo e guarderemo l'Inter insieme. Un carissimo pensiero a Omar, un grande interista, sempre presente al Meazza, amava l'Inter e ci ha purtroppo lasciato giovanissimo all'improvviso. Omar, sei nei nostri pensieri. Questo video saluto è per Omar, un grande interista, che è venuto a mancare troppo giovane. Per mancare così. Io non sono bravo in questi tipi di messaggi, quindi posso solo dire che Omar tifa con noi sempre, insieme a tante altre persone che negli anni hanno tifato e stanno ancora tifando. Io ringrazio Omar per la sua stima, che so che era grande nei miei confronti. Frequentava la curva, frequentava il Primo Verde, c'era la festa Scudetto per festeggiare la sua Inter. Io saluto e abbraccio forte la sua famiglia e saluto soprattutto Omar, a cui mando un saluto, una preghiera e niente più, perché è difficile in questi momenti esprimere delle cose che non siano banali. Ciao Omar e un saluto anche alla tua amica Lucrezia, che mi ha fatto sapere della tua stima per me, che è importante. E allora speriamo che quella festa dove c'eri anche tu, dove c'ero anch'io, si possa quest'anno rifare, questa volta dentro lo stadio, e magari dedicarti un altro striscione ancora. Ciao Omar. Volevo brevemente salutare e ricordare un fratello nerazzurro, un grandissimo cuore nerazzurro. Sto parlando di Omar che ci ha lasciato un vuoto incolmabile nella nostra famiglia nerazzurra. Un amante dell'Inter, un affezionatissimo dei nostri colori e viveva in funzione della sua famiglia, con l'Inter nel cuore,
lascia un bambino splendido di 9 anni al quale veramente do il più grosso e sentito abbraccio. Sono comunque questi video sentiti da parte mia, perché poi sapevo che Omar particolarmente era uno degli affezionati al mio canale, quindi sono notizie che riempiono comunque il mio cuoricino di tanta 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 tristezza. Però avremo un angelo in più, un angelo nero azzurro dall'assù in più che guarderà la nostra Inter. Ciao Omar, buon viaggio e forza Inter anche dall'assù. Oh grandissimo Omar, oggi sono io che vengo da te con tutto il mio cuore. Grazie per avermi sempre sostenuto, Omar. Grazie per i bei messaggi che mi mandavi a me e per la nostra amata Inter. Pregherò sempre per te e per la tua famiglia affinché le cose vadano sempre per il verso giusto, ma soprattutto per il piccolo Yuri di 9 anni, che mando un abbraccio fortissimo. Yuri, sii forte, fallo per tuo papà. Riposa in pace Omar e sempre ama le forze Inter, sei nel mio cuore. Ciao.